Salve, vi presento il mio libro su Bianca Cappello, dalla Damnatio Memoriae alla Verità. Nel mio libro ho voluto rivalutare la figura di una donna famosissima della nostra storia, che ha segnato con la sua vicenda tutto un secolo, il Cinquecento e quindi il Rinascimento. Ho voluto soprattutto contrastare le menzogne e le falsità che da 5 secoli ne hanno completamente stravolto e calunniato la figura. Tutto inizia dal momento della sua misteriosa morte avvenuta accanto a quella del marito, il Granduca Francesco I de' Medici, che Bianca aveva sposato per amore nel 1579, diventando di fatto la terza granduchessa di Toscana. Ma la storia di Bianca, come molti sanno, era cominciata prima, quando lei, patrizia veneta, figlia di un senatore della Repubblica, a 16 anni fugge da Venezia con il giovane garzone di banca fiorentino Piero Bonaventuri. Giunti a Firenze, dopo una rocambolesca fuga a piedi, attraverso gli Appennini, Bianca e Piero si sposano e inizia una prima fase della vita di Bianca, contraddistinta però dalla condanna a morte per Piero e dalla minaccia della reclusione in convento per lei, per la scelta coraggiosa e anticonformista che aveva fatto fuggendo con qualcuno che era considerato al di sotto della sua condizione sociale. Questo è un aspetto che io ho ricostruito con documenti inediti del Cinquecento, così come ho costruito con documenti inoppugnabili e testimonianze inedite, quella che sarà la seconda parte della sua vita, successiva alla morte di Piero, avvenuta nel 1572 in una rissa e che ha avuto come conseguenza l'ulteriore avvicinamento, ma solo in seguito alla morte di questo primo marito, l'ulteriore avvicinamento fra la bella veneziana e l'erede e poi granduca successore di Cosimo I, il giovane Francesco I de' Medici. Accanto a Francesco, Bianca brilla come una stella. Una stella a cui vengono resi molti omaggi dai maggiori poeti, compositori, saggisti, pensatori, filosofi, scienziati del tempo e la cui figura io appunto dettagliatamente ricostruisco attraverso gli omaggi che a lei sono resi. Ovviamente la vicenda di Bianca si chiude in modo cruento e tutto ruota intorno alla figura di chi può aver ucciso Bianca e suo marito Francesco una sera di ottobre di 5 secoli fa. E anche qui sarà interessante per chi leggerà
il mio libro Scoprire chi è il vero colpevole. Vi auguro una buona lettura.